Sindaco, cantieri di servizio, una questione importante, molti giovani che aspettano, 35 giovani e meno giovani che aspettano ormai da mesi, però all'improvviso colpo di scena, cosa è successo? Intanto il Comune di Lipari, noi come amministrazione abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, anche tra i primi come comuni, dico, chi segue la stampa vede che gli altri hanno ancora in discussione le graduatorie. Noi abbiamo fatto tutto, abbiamo approvato le graduatorie in giunta, abbiamo, non solo questo devo dire onestamente, stiamo anche valutando con una richiesta al ragioniere di poter incrementare le somme per non fermarci ai primi presi nella graduatoria, ma fare tutte e sei i cantieri proposti con uno stanziamento nel prossimo bilancio, quindi è una cosa che stiamo verificando. Lo stallo che c'è in questo momento non dipende assolutamente dal Comune di Lipari, che è assolutamente adempiente alle procedure, ma da una comunicazione della Regione Siciliana, che non vale solo per il Comune di Lipari ma per tutti i comuni e tutti i cantieri. Quando vi hanno avvisato, Sindaco? Ci hanno avvisato qualche giorno fa, quando ormai avevamo già avviato tutte le procedure, per questo sono state convocate le persone, e quindi è una cosa che non vale per il Comune di Lipari ma vale per tutti i comuni e per tutti i cantieri di servizio, dicendo che c'è un problema di coperture finanziarie e quindi di attendere qualche giorno in attesa della risoluzione del problema. Tra l'altro io giovedì sono a Palermo e mi reco in assessorato anche per verificare questa cosa, e nell'interesse dell'amministrazione attivarli nel più breve tempo possibile. Oltretutto erano dei cantieri di servizio, alcuni riguardavano i servizi sociali e ad altri riguardano degli interventi urgenti che dobbiamo fare, per esempio penso a quello dei cimiteri, dove in questo momento, visto che non ci sono operativi di operai della Buozze, noi abbiamo soltanto un operaio per tutti i cimiteri del territorio comunale, quindi il disservizio è evidente e dobbiamo intervenire al più presto, quindi siamo motivatissimi a risolvere il problema. Però lo ripeto, non è un problema del Comune di Lipari ma è una comunicazione che è stata fatta dall'assessorato regionale, e noi prima di far attivare i cantieri dobbiamo essere sicuri di poter pagare le persone che presteranno la loro attività, altrimenti quella sì sarebbe una beffa.